Però dopo lo conoscete un pochettino anche voi, Paganone è difficile da capire quando parla, perché una volta dice una cosa, una volta dice un'altra, e quindi noi abbiamo sempre cercato di dargli fiducia, continuare a dargli fiducia, perché lui in questi anni ha sempre onorato quello che doveva onorare, è il socio unico di questa società, quindi unico proprietario, quindi ne risponderà. Scusa una cosa, se ha sempre onorato quello che deve onorare, perché c'è 1.800.000 euro di debito? Vuol dire che non ha mai onorato. Secondo me allora, quando, ecco, dopo, questo che no, sai che spesso se voi dite ha sempre onorato, poi ha sempre onorato nei 5 anni passati, no? Però quelle cifre che tirate fuori ogni tanto voi, sai, dopo di preciso magari non lo sappiamo neanche noi, però quello che, almeno quello che sappiamo, è che comunque i debiti, se si possono parlare tali, riguardano la stagione in corso. E ancora non... molti devono da qui a giugno magari. E ancora da qui a giugno, però, il 1.800.000 l'altra volta l'ha detto chiaramente, sì. Tu non c'eri, sì, il 1.800.000 sono 400.000 di contributi che sono stati dilazionati in 5-6 anni ancora, okay, da pagare, sono 80.000 euro l'anno e 300.000 con le banche, quindi poi all'incirca adesso sono 1.500, andiamo a 1.800 per sicurezza. Poi sono quello che non è un ma oltre a voi anche con fornitori e quant'altro, immagino. Purtroppo a me mi dispiace per i fornitori, io l'ultima volta che l'ho visto il consiglio di amministrazione, però non è sparito, perché comunque i suoi dipendenti, il vicepresidente, il restante del consiglio di amministrazione lo sentono oggi è con i Lazzarini, quindi non è che Lazzarini c'è, no, non c'è stato neanche il voto, non stava bene Lazzarini. Ovviamente voi siete poi la rappresentanza della squadra, però anche lo staff tecnico oggi è crociato le braccia per solidarietà, sì, ma il mister, allora loro sono stati messi al corrente di quello che volevamo, però il mister Cesar, Puck, Bernau, tutti quanti sono nella nostra stessa situazione. Quando abbiamo deciso di fare questa cosa, l'abbiamo fatta come squadra, tutti quanti. Perché comunque il mister è stato sempre dalla nostra parte, anzi ci ha sempre appoggiato. Ma ripeto, secondo me è una cosa giusta che rientra nelle nostre, cioè, che possiamo fare, non è che non abbiamo i motivi, non abbiamo. Io mi auguro di non dover passare alla messa in mora piuttosto che la vertenza sindacale, perché dopo c'è anche quell'ipotesi lì. È ovvio che questa, noi speriamo che sia un segnale, che sia l'ultimo, dopo di qua magari con la società o col presidente riusciamo a trovare, è ovvio che dopo questo non è che uno può, la squadra, noi giocatori, professionisti, noi società, noi squadra, provercieli, non possiamo più continuare a fare questa cosa perché non ha senso. Questo è un segnale, dopo di ciò è ovvio che si passa, noi continueremo a fare quello che abbiamo sempre fatto fino a domenica e andremo e cercheremo di fare qualche altra cosa in altri ambiti. Il gruppo di tifosi, io non ho il gruppo di tifosi, il gruppo di persone che domenica dalla tribuna incitavano Torresani o Nodal del Terrone, tornatevene a casa, ai vari Priz e Questione Casadei per tutto il secondo tempo. E mi sembrano alquanto ridicoli, perché andate a spiegare voi ai terroni che è un mese che mangiano in toast perché non hanno soldi per mangiare qualcos'altro, che se ne devono tornare a casa. Quindi ripeto, è giusto che queste cose vengano scritte, perché almeno la gente, prima di parlare, di gridare terroni, tornate a casa, non sapeva la situazione. Sì, poi per l'amor di Dio, abbiamo perso noi, abbiamo preso un gol di merda, tutto quello che volete. Però almeno adesso siete a conoscenza dei fatti. Se avete domande? Prizio Terrone. Abruzzese. Vabbè, Pescara sta lì. Vabbè, ma per qualcuno va per poco. Siamo un siciliano, un laziale, uno di Sirino. Vabbè, diciamo, è l'ultimo segnale prima della messa in mora. Possiamo riassumerlo così? Sì. Domani? Allenamento? Domani cominciamo. Prepararci per Alghero, è partita complicata, difficile, perché insomma Alghero è un'ottima squadra, però da domani ci ritroviamo, anzi,
finito già tutto oggi, ma secondo me oggi a tanti è dispiaciuto non fare allenamento. Dispiaciuto perché noi comunque siamo professionisti. Sono convinto che tanti di noi oggi si sono andati a allenare lo stesso per cavoli loro. Però, ripeto, noi non l'abbiamo fatto perché l'abbiamo fatto per un motivo e per dare una scossa, che arrivi alle persone di dover fare. Sì, quindi anche la scelta del giorno. Per fare lo sciopero, oggi di solito c'è l'allenamento del fatigante, quindi. No, oggi ovviamente c'è le corse lunghe, come abbiamo detto. Ah, se dobbiamo fare un venerdì che c'è il calcio tennis, se no facciamo il martedì. Che c'è? Facciamo le corse lunghe. Sì, cioè volevamo fare qualcosa lontano dalla partita perché io lo ripeto, noi ognuno ha i suoi motivi per continuare a far bene, che poi possono essere il playoff con la Provercelli oppure altro anno di contratto, oppure ognuno ha i suoi motivi, però è dura senza soldi perché ognuno ha le sue scadenze, ognuno ha preso i suoi impegni. Siamo in difficoltà.